una rosa nella mischia. Penso che il rugby sia un bello sport e vorrei che non venisse mai contaminato dal mondo esterno. Bene, ho trovato la frase finale dell'articolo. Sì, sì, il resto è tutto scritto. Ah, ora giudicate voi, cari lettrici. Io ho vissuto in una tribù, in una nobile tribù. Eh sì, è proprio quello che penso. E dire che all'inizio sono salita su quel treno arrabbiata e abbattuta. La capa mi aveva appena segnato il pezzo. Scrivi un articolo sul gioco del rugby per le nostre lettrici. Sì, ma non un semplice articolo, un dossier diviso in diversi capitoli. Oddio, dovevo avvicinarmi a quegli energumeni tutto muscoli. Ma magari ci avrei guadagnato qualcosa in autostima. Immaginavo i loro occhi da lupi famelici su di me. Vabbè, insomma, io però non avevo nessuna voglia di andare. Devo già tutto per scontato. Uomini che corrono dietro ad una palavale, esaltazione della forza fisica, insomma, le solite cose. Ho preso lo stesso treno che prendo a Rogoredo ogni sera per tornare a casa. E come amo raccontare in redazione, in questo punto il treno scorre sopra una massicciata e pare che voli sopra la città di Milano. E finalmente il campo di rugby appare all'improvviso dopo i cespugli di rubinie. Sembra una vasca verde smeraldo con dei puntini colorati in movimento. Loro, i giocatori, sono sempre lì, con il sole, la pioggia, la neve, ad inseguire quella specie di palla o a comporre coreografie incomprensibili. Ecco, la mia capo un giorno mi ha sentito affermare questo e mi ha detto che dovevo occuparmene. Mi ha chiesto di scrivere qualcosa che ti facesse fare il salto di qualità come giornalista. Bene, raccontaci del mondo del rugby. Racconta alle tue lettrici di questo mondo così maschile, di che cosa avviene su quel campo, fuori dal campo, negli spogliatoi. Ero curiosa, però provavo anche timore e repulsione. Ma sì, dopo tutto non era altro che il solito ammasso di cemento, squalidi spogliatoi, gradinate grezze, sporche. È arrivata all'entrata dello stadio, però mi sono fermata. Mi metteva una certa soggezione. Sono entrata. Appariva tutto sconosciuto. Ma sì, ero entrata in un altro mondo. Ad un certo punto partì un'azione. Non capivo quali regole stessero seguendo, ma avevo la sensazione che si muovessero come una tribù in guerra, ognuno concentrato nella propria azione. Fisico, forza, mente, istinto. Wow, fantastico!
Dopo aver visto due o tre azioni emozionanti, scesi. Dovevo presentarmi. Mi ricordo ancora gli occhi dell'allenatore e del presidente. Cosa? Non so, signorina, noi vedremo. Parleremo anche con gli altri soci. Quindi, sì, un articolo per una rivista femminile. Vedremo, vedremo. Poi però mi hanno chiamato e mi hanno fatto conoscere il loro gioco, le regole, i loro duri allenamenti e cosa significa essere una squadra. Marco Michele mi ha parlato soprattutto del loro mondo, del rugby. E così ho iniziato a comprendere che nel gioco del rugby l'azione è veramente il risultato del lavoro di tutti i giocatori. L'individualismo non esiste. Lavorano tutti e tutti per questa loro passione e dedicano ogni giorno della settimana. Tre per gli allenamenti sul campo e due per la palestra. E la domenica si gioca. In un certo senso mi commuove questa dedizione. Ovvio, non è una commozione personale, ma è come se mi donassero le loro emozioni. Entro man mano in confidenza con loro. Hanno voglia di parlare e c'è anche chi racconta felice del suo nuovo tatuaggio. E sono contenta di questo. Mi fanno sentire un po' parte della loro tribù. Che sensazione. Non la provavo da tempo. Da quando ero piccola e vivevo con le amiche i miei pomeriggi felici nel cortile, il senso di protezione, il senso di sicurezza che una collettività sa dare a ciascuno dei suoi componenti. Mi hanno voluto dedicare una giornata, una grigliata con le loro famiglie. Per un giorno ho potuto abbandonare la mia stupida dieta e vai con salamelle, wurst, carne. Ma quella domenica andava bene così. Mi hanno buttato persino in piscina. Era contenta. Voleva dire che c'ero, ero con loro. È la base del rugby. Perché ognuno ha il suo ruolo e deve fare più. E lo impari non solo a rispettare l'allenatore, le scelte dell'allenatore, il zaccaggio. Penso che chi si avvicina a questo sport abbracci uno stile di vita ben preciso, semplice, vero, duro, crudele, sincero, faticoso, ma anche gratificante, e che non ti fa mai perdere di vista il vero senso delle cose e della vita. Sì, la frase conclusiva è giusta. Penso che il rugby sia un bello sport. E vorrei che non venisse mai contaminato dal mondo esterno, almeno quello attuale. Vi capita quello che vi capita, c'è stato un sorpasso.